Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studiamo insieme pagina 40 di Fisarmonica Superfacile, volume 3. Diciamo questi esercizi, insomma, sopra ci sta scritto tasti e suoni vicinissimi, cioè suoneremo una successione di suoni che sono vicini, 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 insomma. In sintesi è una preparazione per la scala cromatica, però l'abbiamo chiamata in questo sottoscritto scala cromatica, però ecco qua, ci sono queste foto che vi aiutano a capire, insomma, però vi faccio vedere ora, insomma. Allora, dobbiamo iniziare a memorizzare, diciamo, delle posizioni. La scala cromatica è questa, andremo a suonare tutti i tasti. Questo. Iniziamo a memorizzare, partiamo col pollice sul Do e il terzo dito, questo tasto vicino. Non pensiamo ai nomi delle note, se Do diesis, Sol re bemolle o quant'altro, che è poi lo stesso tasto, giusto per capirci, insomma. Però ci interessa il movimento delle dita per ora. Poi più avanti affronteremo anche il discorso teorico, lo farò a parte, diciamo, quindi chi vuole approfondirlo, insomma, seguirà il discorso teorico. Iniziamo a suonare questo, il Do col tasto nero che sta vicino, col terzo dito, quindi vicino così deve stare. Va bene, questo. Quindi premiamo insieme. Anche se stona va bene. Questo. Ora ci spostiamo un tasto in avanti e la posizione rimane ferma, se noi dobbiamo stare fermi qui. Andiamo avanti, ci fermiamo. E memorizziamo questa. Andiamo ora un tasto ancora avanti, ma suoneremo 1, il 2 qui e il 3 qui. Il tasto nero, quindi pollice qui, il secondo dito qui e il 3 sul tasto nero. Tutte e tre insieme. Chiaro? Fatto questo, andiamo avanti e suoneremo 1 col 3, questo. Avanti ancora così. E per ora, vabbè, andiamo ancora avanti così. E suoneremo 1, 2 e anche il 3 insieme. E ci fermiamo. Ripeto da capo. Praticamente quando ci sta nessun tasto, non ci sta nessun tasto nero in mezzo, ci sarà 1, 2, 3, vedete? Anche qui non tra questi due tasti non ci sta il tasto nero in mezzo, ci sarà 1, 2, 3. Quindi memorizzate prima questi. Quale inizio è questo? Lo potreste dire, ma anche qui è la stessa cosa, però visto che partiamo dal Do, iniziamo col pollice, quindi questo. E questo. Per memorizzare la posizione ci serve, potreste anche non memorizzarle tutte, ma almeno questa, con posizione della mano, e questa. E poi fate questo esercizio. 1, 3, ve lo consiglio a questo 1, 2, meglio 1, 3. E qui 1, 2, 3. Fate questo senza tenere, diciamo, il polso basso troppo alto. Quindi questo. Ripetetelo tantissimo. E quindi ecco qua, vedete, sul libro troverete la prima posizione che vi ho fatto vedere, ed eccola qui, il pollice sul Do e il terzo dito sul tasto nero. E qui invece siamo col pollice due tasti in avanti e abbiamo pollice qui, il tasto nero in mezzo non ci sta, c'è cioè il secondo dito e il terzo dito qui. Dovete memorizzare queste due posizioni. Fatto questo, ecco qui, andiamo avanti dopo una settimana o 3-4 giorni, ritornate sul video e qua troviamo la scala, insomma, completa, cioè completa. Tutta di seguito abbiamo qua il pollice, qua il terzo dito, pollice, terzo dito. Pollice, secondo, terzo, poi 1, 3, 1, 3, 1, 2, ci fermiamo qui, non su questo tasto, va bene? Ovviamente, una volta che avete, prima guardate proprio la figura e poi potete guardare solo ciò che c'è scritto qui sotto, tanto quando ci sarà scritto 1, 2, 3, sono diciamo, i due tasti che non hanno il tasto nero in mezzo, chiaro? Quindi prima guardate qui, suoneremo ora 1, 3, poi nuovamente 1, 3, poi 1, 2, 3. 1, 3, 1, 3 e qua 1, 2 ci fermiamo su questo tasto che è l'altro Do, chiaro? Ed è questo. Il pollice sul Do, poi questi altri due. Dovreste, vabbè, facciamola solo questo quindi. Fermate, andate avanti. Avanti. 1, 2, 3. Avanti. Avanti un altro tasto. Avanti ancora e fate questo. Anche se vi bloccate tra, diciamo, una successione e l'altra, non è un problema. Quindi 1, 3, poi andate avanti, 1, 3. Memorizzate prima cosa dovete premere. 1, 2, 3. Poi
poi andate avanti 1, 3, poi 1, 3, poi 1, 2, vi fermate qui. Ripetete questo per 5-10 minuti e memorizzate anche qualche giorno, non è un problema. Bene, bentornati. Ora dovete cercare di farli di seguito. Quindi per farli di seguito non dovete spostarvi con la mano, ma fare questo. Il pollice va sotto, non va tutta la mano avanti, quindi questo. Col tasto nero premuto il pollice va avanti, poi questo, poi avanti. Ancora questo. Potreste anche mettere il terzo dito qua, non è un problema. Lo ripetete tantissime volte, prima molto lento così. E lo fate più giorni questo, ma in modo sempre rilassato così. E memorizzate tantissimo. Dopo che l'avete memorizzato molto bene, lo fate anche al contrario, quindi leggendo due, prima lo fate in modo ascendente, poi discendente, quindi dopo che sarete, insomma, quello che abbiamo fatto finora, sicuri, sicurissimi anzi, lo fate senza leggere nulla, lo fate al contrario, quindi leggendo 2, 1, 3, 1, lo potreste fare anche senza, o lo leggete, o lo fate guardando la tastiera e poi senza guardarla più così. Ora 3, 1, 3, 1, qua attenzione, 3. Ripetiamo ancora, siete qui col 2, quindi 2 o col 3 come ho detto prima, 2, 1, poi avvicinate, dovete fare questo, questo, non che salite con la mano, quindi questo, il 3, diciamo come se passa sopra il pollice, il pollice si aggiusta, il 3 passa da sopra, poi il 2, l'1, il 3, chiaro? Ed ecco qui, questo lo ripetete un bel po' di volte. Allora, memorizzatelo prima per bene. Una volta che avete fatto questo, possiamo passare anche all'esercizio avanti, quindi fermate questo video e ripetetelo tantissimo. Andiamo però avanti direttamente alla pagina successiva, perché insomma non bisogna perdere tempo, un'altra lezione per fare questo. E qua nella pagina successiva vi ho messo i numeri, ecco qua, in modo molto semplice, scrivendo 1, 3, tutte le indicazioni, vedete, il pollice, il terzo, vedete c'è scritto qua il pollice sul Do, il terzo, tasto nero vicino, quindi potreste anche leggere, se incontrate difficoltà nel leggerlo qui, a capire questo, ma è visivamente molto più semplice, però una volta che avete magari imparato quello, oppure se incontrate difficoltà quello, potete seguire quello che c'è scritto qua, quindi c'è scritto 1, terzo il tasto nero vicino, la stessa cosa qui, quindi vedete, c'è scritto pollice, poi tasto nero vicino che è questo, poi sotto c'è scritto, avanti c'è scritto passa sotto il pollice, poi il tasto nero vicino passa sotto, poi c'è scritto 2, quindi perché è vicino, tasto nero vicino, il pollice passa sotto, il terzo, diciamo, tasto nero vicino, pollice passa sotto, tasto nero vicino, pollice passa sotto, e il 2, e al contrario la stessa cosa, vedete, fate un fermo immagine e lo studiate magari così se incontrate difficoltà, c'è tutto scritto, vedete, il pollice passa sotto e quant'altro. Là, dopo che avete imparato questo, insomma, fate il contrario, quello che abbiamo visto poco fa, però scritto in questo modo, vedete. 2, 1, ci sta ogni indicazione anche in modo praticamente discendente, chiaro? Dita sempre basse, quindi lentamente dovete memorizzarle queste. Quindi partendo da qui c'è scritto, vi leggo cosa c'è scritto, scusate l'inceppo, quindi 2, poi tasto bianco vicino, il 3 sul tasto nero qui, il pollice, tasto bianco vicino, quindi qua, poi 3, tasto nero vicino, pollice, tasto nero vicino, poi 2, 1, e si via dicendo così, e quindi alla fine, chiaro, una volta che avete fatto questo, insomma, imparerete che cosa, la farete in modo ascendente e discendente, potreste anche farla senza fermarvi, cioè in che senso, fate prima questo, arrivate qui, e poi nuovamente lo ripetete e fate questo, insomma, i due righi, ma non fatelo subito, ma molto lentamente farete questo.
potreste dargli una sequenza, diciamo, ogni quattro note, campo basso, campo basso, campo basso, ti. Campo basso qui finisce ogni volta, va bene? Quindi campo basso. Quindi a parte questo, se incontrate difficoltà, già è difficile memorizzare, diciamo, i tasti da premere e quant'altro, anche questo campo basso non ci voleva proprio. Però vabbè, l'ho detto, per chi non incontra difficoltà lo può inserire. Quindi ogni quattro note campo basso, scrivete qua, fate una lineetta, campo basso. Come se fate questo? Vabbè, faccio un segnetto sotto, così vi collega i vari campo basso, ecco qua. Ecco qua, anche qui sotto, così magari chi lo vuol fare, perché non deve farlo. Ecco qua, quindi scrivo campo basso, ovviamente dopo che l'avete imparato, se no altrimenti fate una confusione enorme. Dopo che siete sicurissimi fate questo, quindi campo basso, campo basso, campo basso, e due, ta, o qui, e qui il contrario, campo basso, campo basso, campo basso, ta. È una scala molto cromatica, si chiama, molto. Quindi ascendendo e discendendo è molto importante, chiaro? Bene, non fatela subito veloce, ci vorrà tempo, non è semplice, l'abbiamo affrontata in anticipo, perché? Perché sono quelle, diciamo, quelle scale che, se volete diventare fisarmonicisti, insomma, sono la base di tutto. Quindi molte volte si fanno tantissime scale, insomma, si affrontano magari in ritardo e cose, insomma, se le affrontiamo già da ora, anche non conoscendo tutte le alterazioni, però iniziando già i movimenti con le dita, come faceva, insomma, hanno fatto i grandi pedagogisti, insomma, questo è molto importante, ci aiuta tanto a livello proprio pratico. Bene, se vi è piaciuto il video condividetelo sui social, mi farete capire che, insomma, siete intenzionati, cioè i video vi piacciono e ne volete altri. Altrimenti non ha senso che li faccio per me stesso. Bene, per oggi è tutto, quindi un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!